Cari Buongustai, ben trovati nella cucina di A Casa Tua presso Alindar Cucine e Industria Arredamenti a Maida. Beh, chi disse che la mamma è sempre la mamma, di certo non si sbagliava e sapeva cosa diceva. Beh, sappiamo anche noi cosa diciamo quando diciamo la mamma, ma in questo caso il ristorante di Cittanova. Vi aspetto dopo la sigla con i protagonisti di questo famosissimo e storico posto dove si mangia lo stoccafisso e non solo. Pasta quadrato, a cosa servirà? Ce lo spiega subito lo chef del ristorante, uno degli chef del ristorante La Mamma di Cittanova, Girolamo D'Agostino. Ben trovato a casa tua. Grazie, buongiorno. Buonasera, buonanotte. Quindi coppa pasta e mattarello. Però ai fornelli invece c'è sempre lei, la funzionaria esecutiva delle ricette di Girolamo, che in realtà al ristorante La Mamma si occupa veramente di tanto altro anche. Eccola qui la nostra sorella D'Agostino, Isabella. Buonasera. Ben trovata a te. Perché allora lui mi dice buongiorno, lei mi dice buonasera, quindi ce n'è per ma tutti i gusti. Buona mattinè a tutti. Allora ragazzi, forza. Stocco di Cittanova. Tanto per cambiare. Esatto. Perché? Va bene? Perché? Perché ci sono gli omega 3, ci sono... Perché è meglio del pesce fresco. Sicuramente, sì. Soprattutto quando non sappiamo da dove viene. Infatti. Ok. E poi quei dolcetti di cui parlavamo, sempre denominazione comunale di origine, che potete trovare anche su www.calabriadeco.it insieme a tutti i prodotti deco veri della nostra regione, e anche acquistarli se volete, quindi sincerarvi proprio voi personalmente. Le biondine e il torrone ferro hanno una storia veramente che si ricorda la notte dei tempi. Partiamo dalle biondine e ti chiedo, Isabella, è un dolce tipico? Sì, di Cittanova. Di Cittanova, che sì. Si utilizzava, so, in occasioni speciali. Sì. A base di? A base di mandorle, uovo, in questo caso si utilizza il tuorlo d'uovo. Poi, un pasticcino secco. Pasticcino secco, sì, ha una bella durabilità di una settimana, diciamo. È vero. Si prepara quindi con le mandorle, zucchero, un filo di confettura bionda, appunto, che dà il nome alla biondina. È una preparazione molto particolare, quindi ci vuole una bella manualità a realizzarle, perché non tutti riescono. Ma sai che io non sono mai riuscita a verificare se durano veramente per una settimana? Sì. No. Immagina perché, no? Puoi solo immaginare. Mentre invece il torrone ferro, il torrone ferro, quello, fammi vedere le mani. Ecco, queste mani mi hanno lavorato quel torrone ferro apposta per la cucina di A Casa Tua e per i palati del team di A Casa Tua. Come si realizza il torrone ferro? Dai, che se no lo so che poi non ne parliamo più, quindi forza. Sì, quindi mandorle ancora, mandorle nazionali, come prevede il disciplinare, mandorle nazionali tostate. Se ne possono fare due versioni, mandorla pelata, quindi da un torrone ferro bianco, e mandorla con la pellicina. Quindi torrone ferro nell'altra versione. Si tostano le mandorle in entrambi i casi, lo zucchero si porta a fusione a 180 gradi, si mescola assieme alle mandorle, si aromatizza con la vaniglia, chi ci mette il bergamotto, un po' di miele, alcuni lo mettono, altri no, la scorza di limone o di arancia. Poi si spiana e si taglia. Si spiana a tocchetti. Caldissimo. Caldissimo, chiaramente, sì. Okay. Col mattarello in questo caso, e dei telai per dare la forma, e poi si taglia. Il nome ferro pare derivi dalla consistenza o dalla forma. Perché lo stampo non era di ferro dove si metteva all'interno? Sì, lo stampo è di ferro, un quadrato di 30 cm x 30 più o meno. Sì. Poi si taglia.
o dal ferro che si utilizza per tagliarlo. Ok, va bene, comunque sia è eccezionale, un calo glicemico e subito ti riprendi con le mandorle che sono un toccasana di per sé e poi lì tutto il resto, insomma. Va bene, ci faranno compagnia e poi finalmente potremo mangiarli anche noi dopo queste tre giornate insieme. Iniziamo ad accendere i fuochi, ragazzi, perché oggi vedremo un'altra specialità tra le tante dei primi piatti serviti al ristorante La Mamma di Cittanova. Chi vuole parlare? Chi vi vuole raccontare? Girolamo? Sì, parliamo di questo primo. Sono dei ravioli impastati con la farina bianca, farina di semola, il giallo ocra ritorna della curcuma, dentro i quali metteremo una farcitura a base di stocco, pistacchio e basta così. Va benissimo, perfetto. Bene. Allora immagino si procede dall'impasto. Allora, per questioni di tempo, è chiaro, perché vogliamo farvi vedere anche altri piatti, se possibile in una stessa puntata del ristorante La Mamma, se è possibile vi faremo vedere appunto anche dopo un secondo piatto a base delle ventricelle, vero? Sì, sì. Che è una parte dello stocco anche molto interessante, molto versatile. E l'impasto l'abbiamo fatto già prima. Come? Dimmi un po'. Come? Intanto mentre lo stendi, va? Sì, io utilizzo più tuorli che bianchi, in linea di massima su 10 tuorli ci metto 2 bianchi, 2 uova interi. Si utilizza la farina bianca e la farina di semola e un pizzico di curcuma. La curcuma di cui sei innamoratissimo, che ormai sì. Lavori con questa spezie da tantissimi anni. Infatti sì, ci faccio il pane, i cornetti che utilizziamo anche nel piccolo angolo caffetteria del ristorante, poi cos'altro ci faccio? Il pane, i cornetti, la pizza. Sì, le focacce e la pasta fresca. Bello, ottimo colore, ottime proprietà. Bene, sì. Curcuma fa benissimo, lo stanno studiando per diverse proprietà, alcune sono chiaramente accertate, è un depurativo del fegato e quando funziona il fegato funziona tutto. Sì, più o meno. Certo, sono sempre delle spezie, quindi le indicazioni sono quelle di consumare in piccole dosi, certamente sì. Anche perché ne basta veramente poco. Sì, ne basta poco, 5 grammi su un chilo di farina vanno benissimo, 5 grammi sono anche sufficienti. Ora faremo un po' di ravioli, li taglieremo col copapasta quadrato. I tuoi ravioli sono bellissimi perché sembrano dei pizzicotti. Esatto. Dei pizzicotti che poi hanno questo ripieno, bello, mi piace tanto. E il condimento invece, signora Isabella, come allora, prevede il disciplinare del condimento della mamma? Un pomodorino fresco. Pacchino? Sì. E basta, senza e il pistacchio. Pistacchio? Sì, e il pomodorino fresco. È chiaro che prima siamo andati a fare la spesa all'ipermercato Due Mari, del centro commerciale Due Mari, vi ricordo di avvicinarvi presso questa realtà immensa di un sacco di intanto prodotti a marchio privato Carrefour che hanno una qualità eccellente e un costo devo dire abbastanza ragionevole trattandosi di un marchio privato. E poi tutto quello che è il meglio della nostra regione e anche delle cucine, dei prodotti regionali italiani e anche internazionali. Vi ricordo che anche il fruttivendolo, comunque il reparto dell'ortofrutta, è fornitissimo veramente prodotti non a chilometro zero, se si può anche meno del chilometro zero, e anche tanti prodotti internazionali. Lì trovate le radici più svariate, trovate anche le spezie, la curcuma come il curry, coriandolo, qualsiasi cosa, insomma, chiodi di garofano, anice stellato, le patate tuberi, le patate dolci. Dimmi, caro, che ti serve? No, io devo far stazionare un pochino la pasta perché è ancora il ripieno, è di là da venire. Va bene. Poi tante insalate fresche, insomma, di tutto e di più, specialmente gli ingredienti e i prodotti di stagione, quelli che noi prediligiamo. Allora, uno spicchio d'aglio, cara Isabella. Sì, e il pomodorino. E i pomodorini. Questo è per
per impiattare il raviolo. Ecco, la rotoliamo quindi in un pannetto bagnato. Esatto, sì, così non si asciuga. Va bene. Coltello? Coltellaccio. Altri primi piatti, Isa? Oltre alla pasta piena di cui avevamo parlato ieri. Dopo c'è le pennette con le melanzane e mozzarella. Melanzane fritte? Sì, vengono fatte a dadini e dopo... Fritte nell'olio d'oliva? Sì, con la mozzarella e basilico, certo. Dopo c'è... Pure un'acciughetta ci mettete? No, no. Quello no. Quello li lasciamo... Poi parlavamo della stroncatura, che è un altro piatto, diciamo, un altro formato di pasta proprio tipico del Reggino, della Piana, della Piana, sì, di Palmi, insomma, sì, di Città Nuova. E sui secondi invece non abbiamo detto alcunché, visto che dopo vedremo le ventricelle, una versione appunto di secondo piatto. Sì, noi facciamo lo stocco in vari modi, cioè arrostito, fritto, in arrostito, umido, con i peperoni arrosto viene servito, sì, sulla griglia, sì. Oppure noi di solito facciamo assaggiare il trittico di stocco ai nostri clienti, che mettiamo in un unico piatto, stocco arrostito, in umido e fritto, viene servito, ecco, tutto. Che bello, bello, ottimo. E senti, in questo trittico da dove si deve iniziare? Di solito iniziano in quello in umido, dopo ci va quello arrosto, alla fine il fritto. Il fritto, va bene. No, perché è importante, ecco, anche seguire una sequenza, no, del piatto quando ci sono diverse tipologie di cottura o diverse consistenze. Allora, lo stocco invece come lo dobbiamo trattare, chef? A pezzetti come lo dobbiamo fare? Sì, abbiamo dimenticato un passo, cioè adesso lo sbollentiamo un attimino. Sì, ok. E dovete accendere lì 5 l'acqua? 5 minuti, sì. Ok. Solo che c'è molta acqua là. Bene. Allora, quindi intanto assistete alla sbollentatura leggera di un pezzo di stocco, recupereremo anche un po' di curcuma per farvi vedere che tipo di spezia è e anche i pistacchi che serviranno. Vedo anche dei limoni, chissà che posto occuperanno e a che punto verranno inseriti in questa ricetta. La cosa mi piace alquanto, sono sicura anche a voi, quindi non perdetevi nulla. Bene, allora chef Girolamo, ci siamo, il nostro ci è pronto. Qua, sì, sì. Sbollentato lo stocco. Sì. Preleviamo qua. Ci hai aggiunto anche una fogliolina d'alloro. Sì, in acqua aromatizzata all'alloro. Chiaramente un po' di sale, qualche grano di pepe nero. Ok. Vedete quanti preziosi suggerimenti che danno i nostri chef, che non sono gelosi per nulla, perché sono così sicuri della loro cucina che non hanno timore né a farvela assaggiare direttamente presso i loro ristoranti né a darvi qualche consiglio qualora voi voleste provare a rifare nella vostra casa queste ricettine. Bene, quindi la dorata di pomodorini accompagnerà questo sugo. Poi vi ricordo che dopo la pubblicità, che tra poco vi lasceremo appunto con i nostri consigli sugli acquisti, andremo a vedere come la nostra Isabella realizzerà un altro piatto tipico, un'altra parte dello stocco molto pregiata che ci piace, che sono le ventricelle. A proposito di stocco, a proposito di parti pregiate o meno, ma i bambini, ragazzi, ditemi un po', questo stocco hanno imparato a mangiarlo? Sì, sono sicuramente tanti bambini. Tanti? I bambini mangiano, sì, preferiscono lo stocco fritto perché è più appetitoso, più goloso. Sì. Ma non disdegnano nemmeno lo stocco in umido con i pomodorini, la salsetta, il sughetto.
poi fa bene anche ai bambini sicuramente. Beh, infatti, eccezionale, eh? Altro che affettati. Altro che affettati. Beh, ricordiamo che il contenuto di proteine è altissimo, è di tutti i componenti, lo dico sempre, il rapporto più o meno, per farvi capire a livello proprio nutrizionale che cosa andate ad inserire nel vostro organismo quando mangiate un po' di stocco, è che 100 grammi di stocca fisso corrispondono a circa 1 chilo di pesce fresco. Ammesso che questo lo sia realmente. Abbiamo aggiunto del prezzemolo, adesso stiamo preparando la farcitura, esatto. Quindi lo stocco l'abbiamo, gli leviamo la pelle, sì. Abbiamo ridotto, sfaldato a pezzi minuti. Sì, voi utilizzate una macchinetta antica per fare questa lavorazione? Per questo procedimento sì, non si può realizzare con le macchine automatiche o elettriche, si realizza con la macchinetta antica della carne, con la quale si macinava la carne per farci le salsicce. Sì, che tanti quindi in casa immagino abbiate ancora, no? Beh, allora, a proposito di quello che avete o non avete in casa, intanto a casa tua e nelle vostre case tutti i giorni, dal lunedì al sabato, vi ricordo che c'è anche la possibilità di rivedere le puntate online su www.acasatua.tv, dove lì potrete scaricare anche l'app per i vostri cellulari e poi potete chiamare anche il numero verde, come dalla prima edizione, l'800 088 335, sempre quello gratuito, chiamate per esprimere le vostre opinioni, perché no, oppure per prenotarvi, sia per assistere ad una registrazione di A Casa Tua con una visita guidata chiaramente anche al centro cucine Alindar e Lucia Mobili, scoprirete tantissime promozioni e tante idee per rinnovare il vostro arredamento e poi c'è anche la possibilità di partecipare e di venire a cucinare con me, perché no? Una bella ricettina anche magari internazionale, nazionale, regionale, paesana. Che hai fatto nel frattempo? Hai aggiunto i miei pistacchi che adoro. Abbiamo aggiunto i pistacchi, gli diamo un'altra consistenza quindi allo stocco, pistacchio. E un uovo intero. Un uovo per legare il tutto, un po' di grana ce lo troviamo. Sì, allora il grana, aspettate, ce ne andiamo in pubblicità così andiamo a recuperare anche gli ingredienti per realizzare le ventricelle, quindi vi aspettiamo qui tra pochissimo dopo i consigli per gli acquisti per andare avanti con un secondo piatto tipico e la fine di questi raviolini, io li chiamerei pizzicotti dello chef Girolamo della mamma. A tra poco. Ritrovati cari nostri buongustai, stiamo andando avanti con i ravioli ripieni di stocco, di pistacchi, di pistacchio, scorzetta di limone, ok, abbiamo messa giusta appunto adesso, facciamo, cocchiamo. La base abbiamo detto che è una pasta diciamo fresca con la curcuma, pasta fresca, curcuma, che lì vedete che bella, ecco. Di quel colore così ambrato che rievoca proprio il paese di origine, no? L'India, dove tutte le spezie, da cui quasi ogni spezia ha origine, queste spezie belle, curative anche, no? Si fanno i decotti, sono ottime. Queste sono le medicine, no? Dei paesi. Certo, medicine naturali. Certo, di quei paesi. I regali della natura che vanno sfruttati. E che dobbiamo imparare, grazie anche a te, vedi che ne fai un ottimo utilizzo, dobbiamo imparare anche ad inserire, perché no? Quindi va benissimo il prodotto territoriale, ma prendere alcuni ingredienti che sono tipici e che hanno delle proprietà eccezionali, che possono essere anche importati, anche questo è importante. Certo. Bene, allora abbiamo messo l'acqua della pasta dove andremo a calare i nostri raviolini che verranno conditi con, Isabella, hai preparato un pomodoro pachino? Sì, basta. Con
con l'aglio? Sì, un po' d'aglio. Olio extravergine d'olive. E benissimo. Sì. Adesso le ventricelle che hai ben pulito. Vedete qui in mezzo ci sono due pezzi di stocco, all'interno c'è un pezzo di ventricella. Come si procede per realizzare questo secondo piatto che servite allora, spesso da io voi? Io vado a fare prima un sughetto con l'olio. Sì. Cipolla, abbondante cipolla. La cipolla, se vuoi, te la puoi tagliare anche di là, guarda, dove c'è la ciotola, tranquillamente, anche perché non ci perderemo nulla neanche del tuo taglio, stai tranquilla. Io taglio qua, così, tanto per... Come facevano gli antichi. Sì, appunto. Va bene, come spesso fa qualcuno in casa ancora, vero? Abbondante cipolla, sì. Sempre due pomodorini, mettiamo pure. Colore e sapore. Ecco. Pomodorini sono qua. Che belli che sono, complimentoni! Guardate che bello! Bellissimo, bellissimo. Ce l'ho già, ce l'ho già. Sì, sì. Stupendo, ok, posso metterlo a posto. Ne stai facendo tanti, eh? Sì, sono tanti. Tu hai capito tutto dalla vita. È lungimirante, lui è lungimirante, lo chiamano Girolamo, non solo, è importante perché vai anche in bici tu? Sì, mi piace andare in bici, hai quando ho tempo, sì. Ecco, abbiamo ti ha battezzato tua mamma con il nome di Girolamo? Sì, sì, sì. Ecco, abbiamo dei paesaggi bellissimi a Cittanova, quindi li sfruttiamo, dei percorsi. Ti ossigeni, naturalmente. Sì, è una montagna vicina. Bello, bello. Allora ragazzi, dai, per cortesia, che lì la gente freme, i nostri telespettatori vogliono sapere, insomma, venendo al ristorante La Mamma Cittanova, quali altri secondi? Abbiamo detto le ventricelle, abbiamo detto lo stocco alla ghiotta. Facciamo. E poi gli involtini, carne e involtini di carne arrosto vengono fatti, con all'interno mollica, un poco di mozzarella, prezzemolo, formaggio... e vengono fatti arrosto. Arrosto, serviti con? Con delle patate. Le patate di Santa Eufemia d'Aspromonte, immagino? Sì, sì, sì. Altro comune che fa parte del Parco Nazionale dell'Aspromonte. Sì. Dopo facciamo l'arrosto di maiale o di vitello con crema di carciofio, con i funghi porcini. Oh, che spettacolo, a seconda della stagionalità. Certo. Sì, quando trovo la spatola faccio pure gli involtini di spatola, arrosto. Sempre con il pane sì, aromatizzato. Certo, sì. Ottimo, bravo, 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 non vedo l'ora, non vedo l'ora. Io ne posso avere uno anche scondito che voglio proprio assaggiare con me questa pasta sfoglia all'uovo con la curcuma. Certamente. Che adoro, con questo ripieno. Yes. L'acqua è già salata, sì? Sì, sì, già salata. Ok. Bien. Mentre invece i vostri dolci, ragazzi, magari domani vedremo qualcosa, assaggeremo qualcosa. Certamente. Tu sei il pasticcere. Sì. Tu. I nostri dolci si ispirano alla tradizione siciliana e campana, oltre che calabrese, chiaramente. Eh beh, sì, devo dire che avete abbracciato tre belle regioni e... cosa ne può venire fuori se non dei dolci da mandarvi in estasi? Fanno un cannolo. Lui fa un cannolo, ma fa il cannolo, capito? Fa proprio la cialda, fa proprio l'involucro poi esterno che dentro contiene la ricotta di pecora d'Aspromonte con un sacco di altri ingredienti, con pochi altri ingredienti. Hai visto che mi sono corretta? Grazie. Ah, mi ascolti allora? Meno male, va. E con pochi altri ingredienti che daranno un sapore originale, unico, vi assicuro. Bene. Beh, che mi vuoi dire? Dimmi. Stiamo seguendo la cottura dei ravioli, sì, che impiatteremo in un piatto. Ma com'è mamma Maria? Mamma Maria è tremenda. Tremenda, povera donna. Ma solo perché vi fa filare ancora? Sì, sì. Che dice? Che fa? Raccontami, raccontami. Prendi questo, pulisci quello. Sì, sì. L'hai fatto quello, l'hai fatto quell'altro. No, per lei i piani di lavoro devono essere sempre perfetti, puliti. Allora quando non c'è lei
Noi, gioia. Sì, sì. Eh? Sì, sì. Quando arriva lei tutto pulito, allora... Vabbè, non voglio pensare che segno possa essere. Mi somiglia questa donna. Quando è nata? A settembre? A settembre. Ecco. Sì. Un bellissimo segno zodiacale per rompere le scatole. Attenzione, io non credo assolutamente nell'astrologia, però l'influenza dei pianeti a un certo momentino le caratteristiche fondamentali, tipo che quelli della Vergine sono persone affidabili. Sì, sì, sì. Come minimo, sì. Sono comandanti, però fanno perché comandano perché sanno fare. Sì, sì, sì. Noi insomma lavoriamo in cucina, ma non arriviamo mai al suo livello. No, nessuno. Dote di Maria questa. Sì, sì. Quel 17 settembre. È una data, è una bella data, mette al mondo persone di fiducia, persone di cui potersi fidare, persone lì già al dovere, staccano visti pure troppo. Sì. Lavora solo per vivere per il lavoro. Infatti. Ecco. Sì. E poi è stata pure, vedi, l'intelligenza delle donne. Ha capito bene quale mestiere intraprendere per poter lavorare come non mai e godersi la famiglia, perché esatto. Poi vi è tutti lì. Sì. Ecco, ho capito. Ma ce ne fossero di queste donne, ce ne fossero. È amata anche come nonna, immagino, perché sì. Ci sono anche nipoti. Ecco, allora, tu quanti figli hai tu? Allora, io uno. E Silvio. Silvio. 4 anni e mezzo. E Silvia, tua figlia. Silvia e Salvatore, esatto. Un altro figlio. Dopo un'altra mia sorella ha 3 ragazze. Sì. Un'altra ha 2, un altro... sorella ne ha 2. Quanti sono in tutto totale? Quanti sono? No, ecco, aspetta che non se lo sono mai chiesti sul No. 11 o 12, non mi ricordo. E tu sei il pasticcere con le dosi? Sì, sono quelli, sono 12. 12. Né 10, né 11, bensì 12. Okay, allora io ho messo capperi, olive, sì. Il prezzemolo. E ora inizio a fare le ventricelle. Vai, vai. Mi piace quel sughetto che prende ancora parte della bandiera dell'Italia. Poi con la ventricella abbiamo fatto l'unità. Completa, sì. Che ci bene. Devi fare con quel gas acceso? Questo serve a riscaldare. A mandarci il calore umano. Ah, che ridere. Ragazzi, ma voi fate pizza pure? Sì, facciamo anche pizza. E quando ve lo dite? Sempre utilizziamo anche la curcuma in questo caso, ecco. Ritorno alla curcuma. Chi la fa la pizza? La pizza la faccio io. Sempre lui, sì. Oh. Lunghe lievitazioni per avere una pizza digeribile. Utilizziamo lievito di madre, sia per il pane che per la pizza. Cosa si utilizza ancora? Te l'ho detto, tu mi stai istigando a mangiarmelo quasi crudo, quella sfoglia fresca. Ci siamo, se vuoi. Ecco, sì. bene. Sono stupendi. Ecco, queste sono le valigie che io ogni giorno, i fagottini che io ogni giorno onestamente porterei in tavola, E che non disperei mai. Non buca. Ti serve uno sculino? Vada qua giù. Hai trovato questo? No. No, non ti piace? Faccio con questo veloce. Sì, che sennò ti si rompono, dammi qua, va. Che mi viene in mente. No. Non mi riprendete mentre faccio la linguaccia. Cattivo. Beh, insomma, casa tua, vista dal vivo, com'è? Bellissima, colorata. Simpatica. Simpatica? Calabrese. Meglio di così. Allora, se dovessi pensare ad un piatto e lo dovessi chiamare a casa tua, che piatto faresti? Potete tu. Collaborare? Tu, sì. Parla tu. Parla tu, capito? Parla tu. Farei una bella insalata. Un'insalata? Un'insalata, sì. E insalata?
Che tipo di insalata? Come la condiresti? Cosa c'è dentro? Mista? Ibrida? Com'è? Sì, chiaramente mista. Mista. Una bella insalata mista. Perché mista? Ok. Pronto? Cioè, ci metteresti l'insalata capricciosa per dire o una valeriana? Cioè... No, niente valeriana. Capricciosa sicuramente. E senti, e a quale componente del team di a casa tua ti ispireresti per realizzare questa insalata? Alla qui presente signora. Ok, alla signora, sì, alla signora Anna. Anna. Va bene. Bene. Ecco. Un po' di limone, gli diamo un tono aromatico agrumato. Ci potresti mettere anche il limone nell'insalata che mi piace tanto. Bene. I pistacchi ci devono andare. I pistacchi ci devono andare. E ci andranno. Ci andranno subito. L'ho proprio deviato, questa insalata. Sì. Chissà che cosa sta farneticando di metterci dentro. Non lo so, frutta secca me ne metti? Un pochino ce ne vuole, sì. Frutta secca. E un frutto fresco ce lo metti? Sì, ci mettiamo il mango. Ah, bravo! Papaya ce la mettiamo pure. Papaya? Qualche fettina di cocomero. Mi fa pure esotica, capito? Sì. Hai capito tutto? Facciamo un compendio di frutta. Sì, 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 la valigia è pronta. D'accordo. Bello, questo piatto mettetemelo lì al posto del formaggio per cortesia, in pole position. Signor, come andiamo? Ecco qua, io sto preparando. Fai come la mia nipotina Arianna che quando mi alzo dal tavolo mi occupa la sedia. Ecco, così. Lui se n'è andato. Sì, e ora riprendo il posto. Scusa tu, chef Girolamo che fai le pizze, sì. Fai cornetti, fai tutto, però non mi hai portato niente, quindi domani qualcosa me la devi fare vedere. Ti avevo chiesto uno di quello scolato. Bene, provvedo subito. Sì. Quasi. Io ho le mani d'amianto. Sì, no. Aspetta. Allora, che ci va dentro il pan grattato? Allora, c'è il parmigiano, olive, sì. Capperi e un po' di pepe nero, il sale. Dopo ci metto un poco di questo, rubiamo questo sughetto. Certo, come no? Tu mi insegni che in cucina. Appunto, non, tanto a lui non gli serve. Grazie. Ecco. Guarda che se anche parli poco e sottovoce, ti si sente, Girolamo, ti si sente. Mettiamo pure un uovo. Un uovo. Grazie. Ecco. Oh, prego. Voilà. Che meraviglia. Grazie, mi gui. Un po' di vino. Vino? Sì. Che ti devo dire io? Mi prendono in giro? No, no, dai, per questa volta ti perdono. Niente. Lascia stare, niente. Ti dovrei mandare se no di là. Della nostra barricaia. Esce il cammello, no? Che stai guardando? Ecco, io ho preparato questa per le ventricelle. Ora prendiamo le ventricelle. Mi sta guardando? È delizioso, comunque... che cosa ti devo dire? Dimmi, Gioia. Qua? Comunque io vado tranquilla perché questo è un lavoro che faccio io, altro niente. Altri nessuno, allora altro l'esclusiva niente. Ce l'ha sì, lei. Sì, sì. È sì. Delizioso, delizioso. Si sente la curcuma, questa scorzetta di limone che rinfresca questo stocco che c'è dentro con questo ripieno e questo croccante di pistacchio è una cosa unica. Grazie. Bravo Girolamo, bravo il ristorante della mamma. Dimmi che non ti ho sentito. Gentilissima. Ah, prego. Questo lo levo. Ecco, io li levo così. Così non va via niente dall'interno. Delizioso, delizioso. I forbicioni di mesi. Un coltello e la forbice, che cerchi? Queste, le forbice. Parlate, che io non posso parlare a bocca piena, no, ragazzi, ecco. Forza! Bene. Ecco, seguite come sta avvolgendo Crudo. Con lo spago la ventricella. Grazie. Mamma mia, quanto era buono. Ti bacerei, ma
non lo faccio, no. Mi riservo domani. D'accordo. Va bene? Per il dolce. Per il dolce. Allora ragazzi, che siamo quasi addirittura d'arrivo, va bene sì, così? Sì, a posto. Portiamo allora a cottura queste. Allora ci metto un po' di origano. Ah, l'origano ci va? Sì. Siamo scarsi di acqua. Sì, ma dopo quando copri... Sì, se vi volete confessare così in separata sede, se volete, fatelo pure. Ecco. Ecco, allunghiamo un po' di acqua che ce l'abbiamo. Sì. Ecco. Perché siamo un po' in... ecco così. Quindi Isa, ricapitolando, questo. Fondo di cottura con... Sì, abbondante cipolla, sì. Capperi e olive bianche. Venimelo a fare qui per cortesia, questo sughetto, perché adesso io faccio così. Facciamo vedere come va avanti la cottura. Sì. E poi ci lasciamo, perché tanto la ricetta è andata, ragazzi, e vi voglio mantenere alta ancora la curiosità, ecco, di poter scoprire quali altre ricette hanno nella menù alla carta, chiaramente questi chef che sono solo parte del team del ristorante La Mamma di Cittanova, dove grande 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 spazio lo occupa lo Stoccafisso, quale prodotto delizioso, pregiatissimo. E poi anche come dessert caratteristiche sempre le nostre biondine, il nostro torrone d'Eco, che è sempre stato lavorato il torrone dal nostro pasticcere anche. Bene, domani ci ritroveremo qui, anticipiamo mentre la cottura intanto va avanti delle ventricelle, domani cosa vedremo? Domani faremo ancora stocco e in più faremo un dessert, un dolce. Bene, chissà se realizzerai... il mio desiderio. Ci provo. Di fargli vedere com'è la cialda di quei cannoli. Bene, ci provo. Dicevi, cara, quanto... Posso impiantare? Sì. Così? Sì, bellissimo. Ecco. Ma guarda come sono... Ma anche perché non hanno bisogno di una cottura lunga. No, ci va a fuoco bassissimo, bassissimo, un quarto d'ora, insomma, ci va. Avete capito qui le bracioline di... Gì, se mi prendi il pane così impiatto... Ventricelle. In piatto, il pane è quello che hai fatto tu. Cosa ti serve, cara? Il pane. Il pane, quello okay, che fa mio fratello. Sì, te lo prendo subito. Grazie. Un po' visto, ma picchi. Oh, tu pigli e tocca, che bello che è, bellissimo. Ah, questi riflessi giallastri. Allora, vedete, non vi stavo dicendo una bugia. Qui c'è sempre un pizzico di curcuma. Senti, ma la tua moglie che ti ha anche stimolato, aiuta. Sì, chiaramente. A utilizzare la curcuma, perché? Esatto, sì. Dimmi. Mia moglie è ucraina, utilizzano molto le spezie, più di noi. Hanno una cultura delle spezie diverse, un pochino più addentrata rispetto, certo, a noi. Perché è una cucina molto povera, quindi utilizzano, sì, tante spezie. Oltretutto le spezie, se si utilizzano bene, possono sopperire, diciamo, al sale. Certo. Si utilizza meno sale e più spezie, il sale palmano. Anche se noi utilizziamo il sale integrale, quello di Trapani in particolare, perché ha oligoelementi che servono. Certo. Sala di più, ha un potere di salare di più. Però almeno parità, io odio. Sì. Ok. Ci siamo. Ci ecco siamo, qua. Mettici pure questa, va, che sono sicura, ecco, che. Un po' di olio. Beh, di là l'olio, caratterizziamo, sì, con l'olio, ecco, il fondo di cottura con l'olio Carolea distanti, e invece questo con pure sul pane. Pane, sì, sì, sì. Ci va pure un po' di... Con l'olio di carbone. Peperoncino. Mettiamoci pure un pochettino di origano ancora, che sì, dici? Anche sì, sulla, sì, bruschetta. Vai, vai, Isa. Ecco qua. È ok. Pronto il nostro piatto. A posto. Bene. Mettiamolo lì al posto delle uova, ecco qua. Togliamo le uova. Allora, cari buongustai, devo dire che anche per oggi è tutto. Da Anna Loi, Isabella e Salve, il nostro Girolamo D'Agostino è tutto. Il ristorante La Mamma tornerà nella cucina di A Casa Tua domani per ancora qualche ricetta veramente molto molto particolare, che parla non solo di prodotti di territorio ma anche di un grande affetto che ruota attorno alla cucina di questo famosissimo ristorante, anche perché La Mamma è sempre La Mamma, tante cose buone da mangiare a tutti, domani.